Buongiorno telespettatori, oggi ospite nei nostri studi Luca Pazienza, assicuratore ma anche scrittore. Ti ringraziamo di aver accolto, insomma, il nostro invito. Prego. Senti Luca, questa è la tua opera prima, il tuo primo Il mio primo romanzo, romanzo. viene pubblicato il mese scorso. Come pensa uno scrittore? Dice oggi mi siedo davanti alla mia scrivania, davanti al mio computer, inizio a scrivere, insomma, che lavoro c'è dietro? Da cosa è nata l'idea del filosofo ed il dragone? L'idea è nata molto tempo fa. Praticamente cercando di spiegare le tematiche più attuali, quali sono la povertà, lo schiavismo che è ancora presente in questo mondo, la differenza di condizioni economiche, insomma, nella società. E io sono molto appassionato di fantasy e di fantastico, qualunque cosa che sia fantastico. E quindi cercavo di risolvere queste tematiche guardando con un occhio anche al fantastico, a quella che è la magia che a questo mondo ci potrebbe essere, ma tanti magari non ci credono. E quindi il processo di elaborazione è stato molto lungo. Poi a un certo punto mi è venuta la scintilla che ha in un certo senso Il filo conduttore, insomma, un po' di tutto esatto, il romanzo. ha tracciato finalmente un filo conduttore. E da questa scintilla poi ho cominciato a scrivere. Avevo già qualche bozza qui e là di qualche capitolo. Ma poi appunto dopo aver trovato la trama, ho scritto ininterrottamente e anzi ho dovuto anche tagliare gran parte del romanzo per farlo rientrare in un formato più Ecco, leggibile. adesso, giusto per la serie, Io siamo sono. oltre le 200 pagine, Sì. e in quanto tempo l'hai realizzato? Poi a volte io quando parlo con degli scrittori, insomma, un po' la presunzione dello scrittore, che è uno dei motori anche, insomma, quando uno Pensa che ha scrive, scritto bene. pensa che ha scritto, ma non è solo questo, insomma, è anche, come dire, l'aspettativa nei confronti dei lettori, no? Sì, io qui veramente al lettore chiedo tanto, perché il primo capitolo è un capitolo di filosofia. Infatti parlo di Benedetto Croce, un corpus filosofico, diciamo, che anche oltreoceano sta prendendo piede, sta venendo rivalutato. Benedetto Croce può aver fatto anche degli errori, ma io ho sempre cercato una bussola, infatti questo è il titolo del capitolo, una bussola per orientarmi, diciamo, in questo mondo, tra tutte le problematiche che abbiamo visto. E ho scoperto in questo filosofo un sistema filosofico che dà proprio una bussola già bella e pronta, e quindi la volevo esporre. Il lettore di fantasy si troverà un attimo, diciamo, sbigottito dal fatto di trovarsi di fronte a una conferenza di filosofia, breve però comunque ho cercato di renderla il più documentata possibile. E spero che lo accolga bene questo fatto, passi avanti e scopra il personaggio non solo nella sua veste di filosofo, ma appunto anche quando interagirà con questa ragazza Italia che pensa che questo sistema filosofico sia interessante e lo invita ad andare con lei in Africa per occuparsi di commercio etico. Quanto c'è di Luca Pazienza in questo libro? Di autobiografico, tu parli di bussola, no? Quindi già in realtà per metà mi hai risposto.
di questo studioso di filosofia. No, io non sono un filosofo, quindi il personaggio non sono io. Però mi piacerebbe conoscerlo, conoscere una persona del genere. Ci sono aspetti della mia personalità, forse nella ragazza. Quando si occupa di commercio etico, perché io pure in assicurazione c'ho un piccolo spaccio di prodotti ecosolidali, ho fatto volontariato con Don Dino D'Aloia, facevo i mercatini dell'ultimo del mese, della Proloco, vendendo commercio etico, e adesso ho in progetto di aprirmi un bar dove servirò, Solo questi prodotti, no, diciamo. li affiancherò ai prodotti tradizionali per farli conoscere. Potrai venirti a bere un caffè normale, Illy, senza fare Sì, pubblicità, ma il più sì. famoso, oppure potrai scegliere quello etico Sì. allo stesso prezzo. Sì, quindi insomma è un progetto che nasce insomma da quelle che sono le tue passioni e quelle che sono le tue analisi. Insomma, sicuramente Sì. c'è qualcuno meno fortunato di noi nel mondo e quindi è anche giusto far conoscere questi prodotti che poi, tipo nel caso del caffè specifico, no? Sì. Che come dire, ricordiamo gli Stati Uniti, che dopo la guerra in Vietnam andarono a piantare piante di caffè e il Guatemala perse la sua economia. Senti, a prescindere adesso, diciamo, dal discorso ecosolidale, unire la filosofia, il fantasy, le problematiche sociali. Ecco, la curiosità è come riuscire a mantenere tutti questi generi insieme, insomma. Perché io credo nel potere della parola, quindi per esempio i miei personaggi non fanno magie con abracadabra, ma creano qualche cosa a partire magari dai poeti del passato. Quindi citano un poeta del passato e riescono a ottenere un effetto magico, perché nelle parole c'è il vero potere, e quindi noi riusciamo a convincere le persone, riusciamo a farle credere qualcosa che non esiste, oppure a farle vedere finalmente la verità attraverso la parola. E quindi l'utilizzo esatto della parola, per esempio, quello che fa la filosofia ricercando Certo. il significato giusto di ogni parola, aiuta, diciamo, in questo percorso di ricerca di quella che un modo di vedere il mondo più naturale, ma al contempo anche con quel pizzico di magia che ci vorrebbe. Senti Luca, sicuramente ci arriva e ci nasce, insomma, perlomeno a me è nata tanta curiosità perché c'è veramente tanto all'interno di questo libro. Ecco, ti voglio salutare, però prima di salutarti, se ci potevi dare dei dati sulla, diciamo, dove possiamo trovarlo, insomma, Certo. i costi e tutto, anche perché è un'autoproduzione. L'editoria sappiamo che è in un momento di grande crisi, però insomma una buona lettura sicuramente è un buon investimento. Esatto, lo spero. Allora, io ho provato a
portarlo a qualche casa editrice, ma sono tutte impegnate con altri generi. Il genere fantasy non va tanto. Poi, appunto, con un primo capitolo che parla di filosofia o comunque Giusto. con argomenti attuali, non ce la sono sentiti di pubblicarmelo, e quindi ho deciso di pubblicarlo attraverso il sito ilmiolibro.it. L'ho stampato in qualche copia e qualche copia la troverete anche nelle librerie qua a San Severo, come Edicolè e l'Orsa Minore. Devo portarlo anche da Notarangelo, ma comunque sul sito lo troverete praticamente allo stesso costo di stampa che ho io più o Non è meno. vero, Vi arriva direttamente a casa. E per chi invece utilizza i nuovi strumenti di lettura come l'e-reader, tablet, eccetera, sempre sullo stesso sito, quindi ilmiolibro.it, o anche attraverso i distributori più conosciuti come Amazon, IBS, Book Republic, sì. troverete il formato ebook, che è molto più conveniente, costa 2 euro praticamente. Bene. Luca, noi ti salutiamo con un in bocca al lupo per questa tua avventura, insomma, e anche con un arrivederci, insomma, che non sia un'opera prima ed unica, con la speranza, insomma, di rivederti. È stato un Ti piacere, ringrazio. grazie, arrivederci. Grazie.